Enjoy Side, il magazine dedicato alle eccellenze del Made in Italy e non solo. Protagonista di questa puntata, Vinitaly 2016. 50 anni di storia a fianco delle aziende vinicole, punto di riferimento del grande rinascimento del vino italiano e del suo sviluppo sui mercati internazionali. Una data importante, festeggiamo il 50° anno di questa bellissima manifestazione. Ho il piacere di fare una bella chiacchierata con Enrico Almagro, presidente dell'azienda di Evole, che in realtà è un'azienda che esiste da tantissimi anni, ha una storia millenaria, e poi c'è un nuovo percorso, un nuovo corso di vita di questa azienda. È veramente il 50 anniversario di Vinitaly, anche c'è un'altra data molto importante che è il 300 anniversario del Consorzio di Chianti Classico, della Fondazione. E dico questo perché noi abbiamo cominciato nostra prima acquisizione, nostra avventura in Italia con l'acquisizione di Evole, che sta nel cuore del Chianti Classico, novembre 2012. Evole è una bellissima società, una bellissima azienda che ha cominciato ad andare nell'anno 1090. Dopo siamo a fare tutta la ricerca storica con l'Università di Siena. A partire del novembre 2012 noi, la nostra attenzione sono andata sempre alla qualità, alla perfezione, al avere un grandissimo vino, e tutto questo comincia nel terroir. Dunque abbiamo trovato il vigneti che non era malo, perché il terroir di Evole è giusto nel posto preciso, ma se bisognava tanto investimento. Dunque abbiamo cominciato e continuiamo, no? E dopo immediatamente la cantina abbiamo trovato botti tipo 225 litri, dunque tipo Bordeaux. Abbiamo cambiato tutto, Porgamba, Gamberotto, 40-50 ettolitri. Allora andiamo anche un'altra avventura che è molto buona, di concreto, di cemento, è una cosa molto novedosa per tutta la fermentazione. E dopo di questo disegnare una nuova etichetta con questo piccolo sole che è la Renaissance, la Renascenza de Dievole, che è anticlassico, questa è la nostra villa, perché anche abbiamo agroturismo come negozio, anche abbiamo di olio de Dievole, che ieri non è dato qui a Pavilione Sol Agrifood il primo premio Golden Award in competizione con tutti gli spagnoli, con tutti gli italiani, no? Che cosa state facendo assaggiare nello specifico quest'anno a Vinitaly? Quella prima vendimia sono stato 2013 settembre. Con la regola del Chianti Classico è il primo vino nostro, non dell'antica proprietà, nostro, era il 2013, ha partito 2015, che è il nuovo Chianti Classico 2013. Quest'anno abbiamo il Chianti Classico 2014 e anche abbiamo rilasciato la riserva del 2013 e già abbiamo cominciato ad andare. In quanto al Brunello, abbiamo due cantine, la parte nord che è Poggiolandi, Castiglion del Bosco, e nella parte sud abbiamo Podere Brizio, che è vicino a Gaia, no? Dunque queste due cantine producono un eccellente Brunello, diverso, perché sono in posti geografici diversi, no? Allora il Podere Brizio già si commercializza, Poggiolandi no, perché un'altra volta la regola del Brunello permette che se bisogna 5 anni, la prima vendimia sono stato 2013, dunque questo vino si rilascerà al mercato 2018, e anche il Bulgari dell'anno scorso si rilancerà 2018. Dunque abbiamo tutto un percorso di challenges che dobbiamo fare, ma abbiamo anche del gruppo umano, enologo, agronomo, consulente, finanziario, un gruppo umano bellissimo che sicuramente permetterà di farlo tutto quello che vogliamo. Con Giovanni,
che è l'enologo dell'azienda di Evole. Andrei un pochino più nel dettaglio sicuramente sul prodotto, quindi anche sul terreno, sul territorio dove nasce questo meraviglioso vino, e anche qualcosa di interessante che mi accennavi sul proprio la tecnologia. Voi siete molto verso il bio, mi dicevi. Certo. Noi sì, siamo in conversione biologica, quindi lavoriamo tantissimo nel vigneto con attenzione appunto al rispetto della natura e sicuramente della conduzione del suolo. Anche in cantina appunto rispettiamo questa filosofia, quindi siamo biologici anche lì, fermentiamo con lieviti autoctoni, invecchiamo il nostro vino in botti grandi, quindi utilizziamo questi legni per preservare appunto tutta la tipicità e l'autenticità del nostro terroir, che è un terroir veramente fantastico, molto ricco, che ci permette appunto di avere vini molto eleganti, fini, minerali e con una buona bevibilità. State presentando il 2014-2013 sì. Del Chianti classico. Ok. È un 2014 che si presenta molto pulito, fresco, minerale, una bevibilità incredibile. Presentiamo anche la riserva 2013, un 100% sangiovese, chiaramente un affinamento più lungo, siamo sui 18 mesi di botte grande, quindi è sicuramente una complessità, un'eleganza, è un vino molto intrigante da scoprire. Bene, allora grazie, noi continuiamo qui a Vinitaly 2016. Grazie a voi. Beh, quest'anno Vinitaly qui a Verona festeggia una data importante, i suoi primi 50 anni. Parliamo insieme al signor Cani dell'azienda Sant'Adi nella terra meravigliosa di Sardegna, che però ha tante cose da festeggiare. E poi una cosa importante, il forte legame tra l'azienda e il territorio, ma anche le persone che ci lavorano. È la nostra identità e non possiamo trascurarla né dimenticarla. Mi associo a quanto diceva lei circa il 50° anniversario del Vinitaly, che ci vede partecipare come sempre, ma questa è un'edizione particolare perché anche l'ente fiera ha ritenuto di associare o dedicare questa edizione al grande enologo Giacomo Tachis, che è scomparso da poco, a cui non solo la cantina di Sant'Adi deve quasi tutto, ma evidentemente l'intero mondo del vino italiano gli riconosce come enologo che ha dato così la svolta ed è probabilmente il protagonista del rinascimento del vino italiano. Quindi ci associamo a questo sentimento perché la cantina di Sant'Adi a lui, se non tutto, quasi tutto deve. Diciamo che è una forte testimonianza del lavoro di quest'uomo che con grande amore insomma, ha fatto crescere il settore vitivinicolo italiano. Sì, ripeto, italiano, ma poi quando è venuto in Sardegna c'è stata proprio la svolta. Colui che ci ha insegnato a fare il passaggio dalla produzione di quantità in produzione di qualità. Noi oggi ereditiamo un protocollo di lavorazione sia in campagna che in cantina che ci accompagna e probabilmente perpetuerà negli anni, dandoci la possibilità di avere appunto prodotti importanti come questi che sono alle nostre spalle, soprattutto il Carignano, espressione in Rocca Rubia e Terre Brune, che sono diciamo, le etichette simbolo dell'azienda Sant'Adi. Ecco, quest'anno tra l'altro tra le varie cose che stiamo assaggiando qui nell'azienda Sant'Adi c'è presentato un prodotto diciamo, in esclusiva qui al Vinitaly, un prodotto un po' particolare. Sì, presentiamo un vino che vuole avere l'obiettivo ecco, di essere il cosiddetto Porto Sardo, ottenuto da uve autoctone. Il nome è Festa Nuria, che in dialetto vuol dire la festa grande, quella feste che venivano onorate proprio con delle cose speciali, ecco, nella tradizione della Sardegna, delle famiglie sarde. E in etichetta è riprodotto simbolo questo un dolce che si chiama Sugandelau, che è appunto il dolce simbolo di queste feste. E noi lo proponiamo così non solo per ricordare, però che la tradizione venga tramandata alle generazioni future, questo senso di ospitalità che è tipico del popolo sardo. Tra l'altro raccontavamo prima che questa simbologia che voi prendete un po' dalla tradizione sarda, dal folklore sardo, l'avete riproposta in una bottiglia magnum che ricordava i 50 anni. Sì, abbiamo una produzione che è a suggello dei 50 anni della vita dell'azienda, uno magnum, tiratura unica, che si chiama Sardos, dove appunto veniva riprodotta un bottone ornamentale del costume femminile sardo,
che poi abbiamo riprodotto in una spilla che tutta l'equipe della cantina Sant'Adi porta a spasso. È una, diciamo che in ordine di tempo, è l'ultima opera che ci ha lasciato Giacomo Tacchis in azienda quando correva l'anno 2010. Tra l'altro noi, i nostri telespettatori, ma in generale, si pensa sempre un po' al vino sardo, immediatamente al vino rosso, no? E poi al vermentino. Però in realtà abbiamo scoperto che anche un po' come simbolo di festeggiamento l'azienda Sant'Adi propone anche un metodo classico. Sì, per completare l'assortimento ci siamo cimentati anche in questo, allargando la gamma con un prodotto che fosse o entrasse nel mondo delle bollicine, che voi sapete quanto questo è importante tra i consumatori. E ci siamo anche lì, la sfida di proporre un vino autoctono, base vermentino, il metodo classico che ci viene però spumantizzato fuori dall'isola, dove riteniamo che lo sappiano fare. Noi ancora sotto questo aspetto siamo dilettanti, per cui ci rivolgiamo ai professionisti. Si chiama Solais, è già la seconda edizione che presentiamo qui e vedo che sta radicando, sta prendendo, voglio dire, assumendo quegli spazi che speriamo gli meriti. E noi sicuramente siamo sicuri che anche questo vino avrà un grande successo, come tutti i prodotti dell'azienda Sant'Adi. Grazie. Qui all'azienda Camaiol siamo così pervasi da dei profumi meravigliosi, di vini che io amo particolarmente. Ho il piacere anche quest'anno di parlare insieme al Cavalier Contato, che mi stava raccontando una nuova esperienza che sta intraprendendo l'azienda rivolta al concetto del vino bio. Esattamente, quest'anno con la 50ª edizione del Vinitaly, la famiglia Contato con l'azienda Camaiol presentiamo un Lugana bio. In inglese lo chiamano il vino organic wines, cioè l'attenzione del titolare nei confronti del consumatore. Tra virgolette, bere meno la chimica e bere qualcosa maggiormente di salutare. Quindi volerci bene, voler bene alla nostra persona, al nostro essere, bere qualcosa che oggettivamente abbia la garanzia di avere un valore così importante nella qualità e non sia tossico per l'organismo. Allora, noi abbiamo fatto una scelta molto importante. 25 ettari dei 160 ettari dell'azienda sono stati destinati al biologico. Abbiamo cercato un istituto autorevole, si chiama ICEA, arrivando dal controllo del vigneto alla foglia, arrivare poi alla verificazione, al controllo del mosto e della bottiglia. Il bollino ICEA dà la possibilità di capire che il percorso è stato molto professionale, molto serio, quindi possiamo avere tutte le carte, diciamo, importanti per proporre un vino biologico al consumatore con un sigillo di serietà. Io credo molto in questo progetto, Vinitaly è stato il trampolino di lancio, i clienti sono stati molto favorevoli, qualcuno ha oggettivamente qualche perplessità sul vino bio perché prima con la vecchia legislatura non era così controllato come oggi, rischiavamo di avere un vino ossidato, senza profumo, quindi non gradevole. Oggi invece l'iter è cambiato. Il vino è profumato, il vino è fresco, il vino è giovane, il vino ha tutte le caratteristiche per essere piacevole e poter accompagnare una cucina importante. Assolutamente. Ecco, nello specifico questa bottiglia, vogliamo parlarne, l'uvaggio che viene utilizzato? Noi abbiamo fatto una scelta importante, abbiamo scelto un nostro Lugana vincitore l'anno scorso dei tre bicchieri, portare questo vigneto più vecchio a metà della sua superficie destinata al biologico, quindi su 50 ettari, 25 biologici per un percorso che poi sarà totale verso il biologico, quindi 25-2016, 35-2017 e 50 ettari nel 2018. Quindi questo vino è un Lugana, 100% Lugana, un vigneto che ha 35-45 anni, tutto preservato dal punto di vista trattamenti con i prodotti naturali, quindi rame e zolfo. Si arriva poi alla vendemmia, che si vinifica in modo separato con delle vasche controllate e distinte dalla cantina. Viene messo poi in fermentazione alcolica a bassa temperatura. Nel mese, diciamo, di gennaio viene portato alla filtrazione e lì ci è stato imbottigliato a febbraio. Quindi queste sono le prime bottiglie, non sono un mese di vita. Sicuramente un prodotto interessante, molto più piacevole, più profumato al naso. Poi abbiamo in cantiere anche le uve rosse del Garda Classico per fare un rosato, un rosso nel 2018, completamente anche quello bio. Quindi un programma
di lunga percorrenza, ma molto concreto, molto realistico per fare vini di qualità, di grande qualità. Assolutamente, scommetto che l'attenzione particolare verso questo concetto, questa filosofia del vino, avvicina ancora più le donne al vostro prodotto. Ma la donna è ancora più sensibile al vino, oggi cerca bio perché vuole fare bene anche ai suoi figli, farli mangiare sani. Il ristoratore oggi vuole fare la carta dei vini biologici separata, in modo tale che c'è il consumatore attento che vuole mangiare in modo salutistico e vuole anche bere bene. All'estero noi abbiamo avuto in questi giorni Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, che questo concetto del bio è già consolidato da anni. Secondo me il 2016 è lo start-up migliore per proseguire questo cammino. Allora, abbiniamo a questo vino elegante, fruttato, una macchina sua del cuore, nella memoria. Che cosa le viene in mente? Allora, io sono di estrazione di un padre che ha sempre avuto questa passione prima di me. A me piace la Mercedes del 1960, che per me è una macchina che sto cercando di trovare, di raggiungere, perché è un fascino di eleganza che mi piace. La sto cercando, sicuramente dovrei trovarla, e se la trovo sono estremamente contento. Assolutamente, allora noi brindiamo al vino Camaiol, a questo bellissimo progetto bio, e in bocca al lupo per la ricerca allora della macchina. Grazie a lei, grazie, salute. Siamo in uno stand sicuramente molto riconoscibile qui a Vinitaly, edizione anniversario dei 50 anni. È pieno di colore, l'azienda è azienda Santero, dal 1958 nel mercato vitivinicolo, con tantissime iniziative legate al mondo della comunicazione in generale. Sì, intanto diciamo che siamo piemontesi, arriviamo dalla zona di Aste, quindi una zona molto vocata alle bollicine, sia secche che dolce. Qui in Italia da 2 anni abbiamo creato questo prodotto, il 958, che rappresenta un po' l'anno di fondazione, ed è un prodotto extra dry, un prodotto diciamo secco, che va bene sia per l'aperitivo che a tutto pasto. Abbiamo dato questa nota di colore per diversificarci un po' dagli altri, quindi è una cosa che sta piacendo molto, che stiamo anche spingendo sul mercato italiano. Il vero artefice di tutto ciò è un po' lei, il motore insomma di queste idee, di queste iniziative. Sì, diciamo che ho cercato di dare una svolta, però c'è anche un team dietro di grafici, siamo un bel gruppo giovane. Stiamo portando avanti questo progetto molto molto interessante, che stiamo sviluppando anche con dei prodotti dolci, perché c'è la nostra vocazione, proprio il territorio, quello dell'Asti, del Moscato, quindi il nostro forte è il dolce, quindi stiamo lanciando proprio qui al Vinitaly questo nuovo prodotto che diciamo un mix tra moscato e frutta molto molto interessante. Ecco, un vostro punto forte sicuramente è tutto il discorso di comunicazione, ma quanto è importante comunque per voi il legame tra tradizione e innovazione e tecnologia? Sì, diciamo l'innovazione è importante, però dietro c'è sempre la qualità, c'è lo studio, quindi secondo me ci sono più fattori che hanno tutti il peso giusto, anche la comunicazione che fa sì che viene poi questo prodotto molto molto interessante per il mercato. I vostri progetti futuri, si può dire qualcosa? Ma diciamo che noi cerchiamo sempre di cambiare la comunicazione, anche gli sport, cerchiamo di proprio a 360 di cambiare in continuo. Adesso cerchiamo, svelo un'anteprima, vogliamo sponsorizzare anche la palestra lì di Maddaloni, quella di Scampia, perché è molto importante anche il sociale. Parliamo anche di questo connubio interessante di Santero e il design e Giugiaro. Sì, diciamo che anche se questo è un prodotto agroalimentare, abbiamo voluto abbinare con l'aiuto di questo importantissimo design nel campo automobilistico, quindi diciamo ci ha creato questa frutta stilizzata che l'ha interpretata in modo quadrato, quindi molto molto importante. Visto che è un'azienda anche rivolta all'estero, c'è stato questo connubio con questo nuovo lancio di questo prodotto che per noi è molto molto importante, la sua firma. Assolutamente. Come si posiziona Santero in Italia e appunto all'estero? Quali sono i paesi che sono più interessati al vostro prodotto? Beh, la nostra azienda è sicuramente proiettata verso l'estero. Siamo i numeri uno ormai da 10 anni in Giappone, un grosso mercato Stati Uniti, Russia, diciamo, copriamo tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Italia invece abbiamo deciso di lanciare questo brand in modo diverso per la prima volta, molto molto interessante perché è una cosa nostra.
volevo dire comunque che l'azienda è un'azienda rivolta soprattutto al mercato estero, che diciamo che i vini italiani ormai sono i numeri uno, hanno anche sorpassato i francesi, quindi penso che sia una cosa interessante per tutti noi italiani. Quanto questa manifestazione supporta le aziende, quanto è importante per le aziende esserci? Ma per noi è fondamentale, rimane ancora oggi la manifestazione più importante, perché per i vini italiani Vinitaly è sempre stata il punto di riferimento, anche se ci sono delle distrazioni soprattutto provenienti dalla Germania, in particolare il Provine. Noi siamo contentissimi anche perché Verona è una città stupenda, è nel cuore di una zona vinicola anche se non è la nostra, è veramente molto molto interessante. Devo dire che quest'anno c'era meno gente, soprattutto la domenica, perché avendo raddoppiato quasi il biglietto d'ingresso hanno tenuto lontani i curiosi e ci hanno permesso di lavorare anche meglio, direi. Sulla qualità sicuramente. Sì. Senti, vogliamo parlare della vendemmia del 2015 che promette grandi cose? Eh sì, magari averne di vendemmie così. Purtroppo non capita spesso di avere vendemmie come il 2015. È vero anche che però per fortuna non capita spesso di avere vendemmie come il 2002, che fu una vendemmia abbastanza disastrosa per noi. La maggior parte delle vendemmie sono un po' una via di mezzo, nel senso che innanzitutto se te sei un bravo viticoltore e gestisci bene i tuoi vigneti, sempre che tu faccia l'uva dai tuoi vigneti e che tu non compri uva o vino come nel caso nostro, riesci ad avere delle qualità molto interessanti anche in vendemmie non così facili. Per il caso nostro il 2013 è stata una vendemmia eccezionale, però perché abbiamo ben gestito il vigneto. Altre vendemmie come il 2014, che è stata una vendemmia logicamente meno felice del 15, siamo riusciti comunque a mantenere la qualità dei nostri vini fascia media, magari riducendo le quantità o in alcuni casi anche non producendo i nostri top vini. Poi ci sono molte vendemmie in cui, avendo noi vigneti in zone diverse della Toscana, magari a Bolgheri, a Campoalmare, riesce ad avere un'ottima vendemmia nella zona di Greve in Chianti, dove abbiamo Nozzolo e Cabreo, o a Montalcino alla Fuga meno, o viceversa. Il 2015 è stato un'annata in cui tutti i nostri vigneti di tutte le varie zone di Toscana hanno dato un risultato strepitoso, e non solo, ma anche sia i bianchi che i rossi, perché ci sono molte vendemmie in cui le uve bianche magari maturano meglio delle rosse o viceversa. Il 2015 è stata un'annata eccellente per tutte le zone e per tutti i tipi di vino, quindi io dico, nel 2015 chi non è riuscito a fare una buona vendemmia in Toscana ci ha dovuto mettere impegno. Esatto. Beh, quello che ci racconti ci dice tanto, no? Ci dice che sicuramente la natura, soprattutto il clima, è una buona percentuale della riuscita, ma in realtà tutto il lavoro che c'è dietro a un'azienda vinicola, che è fatto poi dalle persone, è fondamentale. Certo, tutto in funzione del clima, perché se il clima non ti aiuta devi ricorrere a varie procedure tipo defogliazione, vendemmia verde, gestione della produzione, fatte proprio per combattere queste difficoltà date dal clima. E poi ci tengo a precisare che il punto critico, che è sempre della nostra vendemmia, è la prima fase della crescita fino alla fioritura e soprattutto il mese di settembre per le uve rosse, quindi il mese prima della maturazione, quando c'è l'ultima fase di maturazione. Perché? Perché in questa fase la buccia diventa più sottile, lo zucchero in percentuale aumenta dentro gli acini e quindi è molto facile che in una stagione come settembre, che spesso è piovosa, la pioggia e l'umidità causino poi il marciume e quindi la botrite, e l'uva si deteriora e la qualità del vino di conseguenza peggiora. Certo. Senti, che cosa stai facendo assaggiare quest'anno? Ho visto tantissimi buyer o comunque insomma interessati che arrivano sempre dagli Stati Uniti. Sì, però molti anche dall'Asia, anche se è vero che di recente gli asiatici e anche l'Est Europa tendono ad andare più volentieri al Provine, perché facendo quello fanno tutto, però gli americani amano sempre venire al Vinitaly. Gli stranieri sono sempre molto interessati per fortuna, però ci tengo a precisare che la nostra azienda, i nostri vini, noi abbiamo come mercato principale l'Italia con tutte le sue difficoltà, anche perché l'Italia la gestiamo noi direttamente, noi vendiamo quasi esclusivamente nel canale Horeca, quindi gestiamo direttamente i nostri clienti tramite agenti, quindi abbiamo un portafoglio con più di 4.000 clienti, il che non è facile perché tutti vanno gestiti in modo individuale.
Senti, l'ultima domanda, che è una curiosità che abbiamo già, come dire, un po' affrontato un po' di tempo fa, sulla tua passione per i motori e per le auto. Già. Hai tempo in questo periodo di, così, di divertirti un po' con questa tua passione, o questo è un momento, insomma, molto impegnativo per te, quindi no? Diciamo che dal punto di vista viticolo, io poi sono di estrazione produttiva, cioè io nasco dalla produzione, ho studiato enologia e viticoltura, quindi non è un periodo particolarmente delicato come può essere il pre-vendemmia, però essendo io un po' l'ambasciatore di questa azienda, è un periodo in cui viaggio tanto, quindi purtroppo i motori rimangono un po' parcheggiati. Okay. Ahimè. Allora, grazie ancora Giovanni, e come sempre, insomma, grazie, un'azienda pronta, sempre attenta a tutto, anche insomma alle tendenze delle manifestazioni, e quindi brindiamo a questi anche 50 anni del Vinitaly, che è così importante per l'azienda Tenute Folonari. Grazie. Eccoci qua anche quest'anno a festeggiare i 50 anni del Vinitaly insieme a Rodolfo Migliorini di Podere Rocche dei Manzoni, Piemonte, zona delle Langhe, zona meravigliosa. E, Rodolfo, quanto è importante questa manifestazione, che quest'anno insomma festeggia un mezzo secolo di storia per voi imprenditori del vino? Beh, il Vinitaly è la manifestazione più importante, secondo me quella di riferimento nel mercato italiano. Quest'anno è una conferma, una grandissima conferma, e una conferma che si migliora, perché abbiamo avuto un pubblico che negli anni è sempre migliorato. Quest'anno è stato un Vinitaly soddisfacente. Dopo 4 giorni vorrei farne altri 4, un grandissimo Vinitaly, veramente. Quindi vince sulla fatica, diciamo così. Senti, quest'anno che cosa state presentando di novità in assaggio qui allo stand? Allora, quest'anno abbiamo la nuova vinificazione, quindi la nuova visione di quello che sono le nostre bollicine, e poi abbiamo delle grandi conferme, quindi i Baroli in annata nuova. Presentiamo tutte le nuove annate e la nostra nuova visione sulle bollicine, quindi un percorso che è iniziato tanti anni fa e che si viene a concretizzare con le annate che sono sul mercato in questo momento. Parlando di bollicine, voi avete sia un prodotto rosé che bianco di varie tipologie, chiaramente. Abbiamo assaggiato anche questo rosé interessante, nuovo. Beh, lì è la visione nuova che ti dicevo, il rosé ormai dal 2003 è un prodotto che è diventato tipico per la cantina di Rocche dei Manzoni, nuova vinificazione, e anche sulle altre bollicine, oltre a essere stati i primi nella zona delle Langhe a fare una bollicina, diciamo che adesso presentare questa nuova visione, trovare così tante persone a cui questa nuova visione piace, è stata una grandissima emozione per questo Vinitaly. Beh, non possiamo non dedicare un minuto del nostro tempo anche al discorso dei mercati. Quali sono i mercati che rispondono meglio al vostro prodotto? C'è un mercato in crescita, dei nuovi mercati che si sono aperti? Ci sono dei mercati in crescita, noi abbiamo puntato tantissimo sull'Asia negli anni passati e questa si sta confermando e crescendo assolutamente. Le conferme sono sempre le classiche, quindi l'Europa e le Americhe. Queste sono le nostre grandi conferme. L'Asia è in continua espansione, quindi diciamo che adesso c'è un bel equilibrio da qualche anno nei mercati per quanto riguarda Rocche dei Manzoni. E allora oggi noi con che cosa brindiamo? In questo momento brindiamo con Madonna Assunta la Villa, il nostro Barolo di riserva 10 anni, che ci tengo a sottolineare che è il primo Barolo riserva 10 anni che è uscito sul mercato. Ottimo, e allora noi brindiamo. Salute!